Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi voglio farvi fare un tuffo nel passato. Vi voglio portare indietro fino agli anni 80, in realtà a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, e parlarvi di quei telefilm, quelle serie TV che io seguivo quando tornavo a casa da scuola o alla sera prima di mettermi a tavola con i miei genitori. C'erano un sacco di telefilm che io guardavo in quel periodo, quindi si può dire che mi hanno proprio tenuto compagnia e in qualche modo mi hanno accompagnato durante la mia adolescenza e la preadolescenza, perché comunque stiamo parlando di un'età, per quanto mi riguarda, che va più o meno dagli 11-12 anni fino ai 16, insomma, più o meno in quel periodo lì, io guardavo molti telefilm in televisione. E volevo appunto parlarvene. Io penso che chi è della mia generazione, forse qualcuno di questi telefilm lo ricorda. E quelli che invece sono della generazione dopo la mia potranno venire a conoscenza del palinsesto televisivo che ha accompagnato noi ragazzi degli anni 80 e 90. Ma cominciamo subito. La prima è veramente famosissima, i Robinson, con protagonista il grandissimo Bill Cosby, che era una sitcom familiare che raccontava appunto le vicende di questa grande famiglia afroamericana che viveva in una bellissima casa in un quartiere abbastanza lussuoso. Sicuramente non avevano problemi economici perché, insomma, si capiva che erano benestanti. Ma avevano un sacco di avventure e disavventure quotidiane che in qualche modo ci facevano sorridere e ci tenevano compagnia. E questa io la guardavo non sempre, non tutti i giorni, quindi non ero proprio affezionata, però ho visto parecchi episodi. E questa in particolare è stata trasmessa per la prima volta negli Stati Uniti nel 1982 e l'ultima puntata è andata in onda nel 1992. Un altro telefilm che guardavo abbastanza spesso, anche se non ho visto tutti gli episodi, è Super Vicky, che è andata in onda tra il 1984 e il 1989. È la storia di un uomo che decide di costruire un robot per assistere i disabili, ma decide di dare a questo robot le sembianze di una bambina di 10 anni. La porta a casa sua, dove c'è già la moglie e il suo figlio naturale, e racconta a tutti i vicini di casa che è una bambina adottiva. E tutte le puntate ruotano intorno al fatto che questo robot, questa bambina, cerca di apprendere tutti i comportamenti umani e lo fa in un modo veramente buffo e particolare. Quindi, insomma, era una serie TV abbastanza leggera e abbastanza ironica, che mi piaceva anche se non era la mia preferita, però la voglio citare in questo video perché comunque ho visto parecchie puntate e mi ricorda moltissimo la mia infanzia. Un telefilm che invece guardavo sempre e credo di non aver perso neanche una puntata è Genitori in Blue Jeans, andata in onda tra il 1985 e il 1992. Io questa serie la guardavo sempre. È la storia di una famiglia, delle sue avventure, delle sue vicende familiari, due genitori, tre figli, poi più avanti arriverà anche una quarta bambina. Il protagonista era Kirk Cameron, forse qualcuno lo ricorda, diciamo che negli anni 80, anni 90 andava forte, piaceva tanto alle ragazzine. E insomma, lui era il protagonista, quindi si guardava anche per guardare lui effettivamente. E c'è una cosa particolare: in questo telefilm, a un certo punto, non so se la terza serie o la quarta serie, comunque abbastanza in avanti, arriva nella serie un ragazzo problematico che viene accolto in questa famiglia. È un ragazzo che ha un po' di problemi, quindi farà vivere a questa famiglia una serie di avventure. E sapete da chi era interpretato? Da un giovanissimo Leonardo DiCaprio. Un altro telefilm che guardavo sempre, non ne ho perso neanche una di puntata, è Bayside School. Mi piaceva tantissimo. Sono le vicende di sei adolescenti, delle loro avventure, disavventure, dei loro amori, insomma, tutta una serie di cose di questo genere. E a me piaceva perché era tutta ambientata all'interno di un edificio scolastico. Quindi tutte le puntate si svolgono all'interno del liceo, delle mura scolastiche, a parte qualche rarissima eccezione.
E a me piaceva tantissimo perché mi portava all'interno della scuola degli Stati Uniti, perché comunque hanno un sistema completamente diverso da quello della scuola italiana. Quindi per me, che era una ragazzina che andava a scuola qui in Italia, vedere un contesto così diverso, proprio quotidiano, con tutte le cose che succedevano in quella scuola, mi affascinava moltissimo e quindi io mi guardavo tutte le puntate. E questa è andata in onda tra l'89 e il 93. Un altro telefilm andato in onda tra l'89 e il 97 è Otto sotto un tetto. Di questo ne ho viste meno puntate, quindi ne ho viste in realtà abbastanza poche. Però me lo ricordo, mi ricordo comunque che era la storia di questa famiglia che aveva un vicino di casa un po' stravagante, un po' particolare e che combinava sempre una serie di guai, ma che in qualche modo poi suscitava moltissima simpatia in tutti i componenti della famiglia e nel vicinato. Quindi anche questo, era un telefilm che comunque mi piaceva abbastanza, anche se, ripeto, ne ho viste molte meno. Un altro telefilm famosissimo che penso tutti conoscano, che è andato comunque in onda nel 1989 per la prima volta, poi è finito molto più avanti perché è finito poi negli anni 2000, è Baywatch. Anche quello lo guardavo ogni tanto perché in realtà io non ero un'appassionata di Baywatch, però qualche puntata comunque l'ho vista. Era la storia di guardaspiaggia, tutti super fighi e ragazze tutte super fighe, che appunto si operavano per effettuare i loro salvataggi, è proprio la storia di questi guardaspiaggia, del loro lavoro, dei loro salvataggi, le loro avventure, poi comunque in qualche puntata è stata tirata fuori anche qualche tematica sociale abbastanza importante, insomma era un telefilm che secondo me era fatto molto bene, che tuttavia però non mi ha mai appassionata tantissimo, quindi lo guardavo ma non con tutta questa dedizione. Poi, a forza di seguire tutti questi telefilm, sono arrivati gli anni 90 e in particolare proprio nel 90 è cominciata una serie televisiva, non so, una serie TV, un telefilm, chiamiamolo come volete, che ha veramente fatto storia. E sto parlando di Beverly Hills 90210. Intanto vi dico una piccola curiosità. Io ho capito anni dopo che 90210 era il CAP. Perché sinceramente, quando lo guardavo negli anni 90, io negli anni 90 avevo 12 anni, lo guardavo e mi chiedevo che cos'era questo numero che accompagnava il titolo del telefilm. E poi anni dopo finalmente ho capito che si trattava del CAP, del codice di avviamento postale, meglio tardi che mai. A me Beverly Hills piaceva tantissimo, però l'ho seguito soltanto per i primi anni, perché poi ho cominciato a non seguirlo più quando sono entrati tutti i nuovi personaggi, non mi piaceva più e quindi ho smesso di seguirlo. Però le prime serie le ho seguite veramente con passione, non vedevo l'ora che lo trasmettessero e le ho guardate tutte ed era una novità Beverly Hills a quei tempi, perché fino a quel momento in realtà non c'erano state tante serie TV o tanti telefilm che trattassero temi degli adolescenti in quel modo particolare, perché Beverly Hills ha comunque tirato fuori dei temi che caratterizzano la vita degli adolescenti, che sono temi comunque importanti dei quali in realtà in televisione si parlava poco. Quel telefilm ha invece tirato fuori questi argomenti, mi riferisco in particolare al problema della droga, al problema dell'alcol, alla sessualità, all'AIDS. L'AIDS, quando io ero una ragazzina, quindi negli anni 80 e 90, era veramente una cosa che faceva tanta paura. In Beverly Hills comunque se n'è parlato anche di questo tema. Si parlava anche di omosessualità e la cosa particolare che veniva evidenziato grazie a questo telefilm è che tutti quei problemi riguardavano anche adolescenti che vivevano in quartieri ricchi, perché comunque Beverly Hills è un quartiere ricco di Los Angeles.
E per la prima volta veniva messo nel piccolo schermo che tutti questi problemi riguardano indistintamente ricchi e poveri, e quindi era veramente particolare. Poi, al di là di questo, c'erano tutte le classiche avventure degli adolescenti, i primi amori, le liti con i genitori, i problemi in famiglia, chi aveva genitori divorziati, l'amicizia, insomma, c'erano veramente un sacco di temi. E a me piaceva tantissimo, e come a me anche a tanti altri, perché comunque io arrivavo a scuola e condividevo le impressioni della puntata che c'era stata la sera prima. Quindi, insomma, era anche una cosa social, se vogliamo. Un altro telefilm che guardavo sempre, decisamente meno famoso di Beverly Hills, ma che a me piaceva veramente tanto, è Una bionda per papà. Trasmesso dal 91 al 98. Io non ho guardato tutte le puntate perché poi nel 98 avevo 18 anni, 19, quindi insomma ero già più grande, quindi non guardavo neanche più telefilm e televisione, però le prime serie comunque le ho guardate e mi piaceva perché era la storia di questi due personaggi che si incontrano, si innamorano, Frank e Carol in particolare erano i nomi. Si innamorano, ma la particolarità è che hanno già tre figli ciascuno e questi tre figli sono completamente diversi, quindi quando poi si ritrovano a vivere insieme non riescono tanto ad integrarsi perché provengono proprio da due mondi diversi e hanno anche caratteri molto diversi, quindi insomma c'è sempre un po' questa sfida tra questi fratelli, diciamo, acquisiti. E è molto divertente perché poi insomma ne combinano di tutti i colori, quindi mi piaceva veramente moltissimo e ne ho guardato parecchie puntate. L'ultimo telefilm è invece molto poco conosciuto, non è un telefilm americano, al contrario di tutti quelli che ho citato, ma è un telefilm francese. E si intitolava Primi Baci. Era veramente molto molto leggero come telefilm, parlava proprio dell'amore, ma quello quasi platonico, nel senso che si parlava più che altro di baci, di cose molto soft, ma era comunque un telefilm abbastanza carino, che però non ha avuto successo perché dopo la seconda serie, mi sembra addirittura a metà della seconda serie, è stato interrotto perché non era abbastanza seguito. Però secondo me era carino, anche se forse era rivolto ad un pubblico molto molto più giovane, quindi non tanto un pubblico adolescente della fine della scuola elementare, perché appunto era molto molto leggero, molto molto soft, quindi insomma era di quel genere, però qualche puntata io l'avevo guardata e comunque non mi dispiaceva. Questi erano tutti i telefilm che io guardavo, che ricordo con affetto, perché comunque si tratta di una fetta della mia vita importante, quindi io ricordo con affetto tutti questi telefilm. Fatemi sapere nei commenti se questo video magari vi ha acceso la memoria, se vi è venuto in mente qualcuno di questi telefilm, se anche voi li guardavate, oppure se ce n'è qualcuno che non ho citato, che voi invece guardavate volentieri, scrivetemelo nei commenti. Mettete un like al video se vi è piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi do appuntamento alla prossima e vi mando come al solito un bacio enorme.